tutti, siamo di nuovo con la nostra amica dottoressa Magazzini, omeopata, omopsicologa, e quest'oggi ci vogliamo prendere del tempo per fare insieme delle riflessioni su quella che viene ormai definita medicina integrata. Un tempo la chiamavamo medicina alternativa, fondamentalmente era sempre stata un po' snobbata di certo dalla medicina occidentale, forse ancora oggi in gran parte lo è. Facciamo un po' il punto della situazione con Margherita. La medicina integrata fa sì che tutte quelle che vengono chiamate medicina complementare o metodi terapeutici complementari, come per esempio l'omeopatia, che è un metodo terapeutico complementare, non solo terapeutico ma in parte anche diagnostico, integri l'approccio medico in senso classico. Se prendiamo l'omeopatia, al corteo di sintomi che normalmente la persona ha e per la quale si presenta a un medico omeopata, c'è una caratterizzazione maggiore, cioè ci interessa sapere non soltanto che ha quel dolore o un altro sintomo, ma ci interessa sapere quel dolore quando si presenta, se peggiora o migliora, con che cosa peggiora o migliora, a quali orari della giornata peggiora o migliora. Cioè si va ad approfondire il quadro clinico del paziente. Io aggiungo qualcosa che riguarda, diciamo, specificatamente la mia professionalità, nel senso che nell'ambito della medicina olistica, perché l'approccio poi in questo senso è un approccio a 360 gradi, nella medicina omeopatica stessa c'è un approccio e anche una scelta del medicinale omeopatico anche in relazione alla personalità del soggetto. Non siamo tutti uguali, non solo fisicamente ma anche psicologicamente, non tutti reagiamo nello stesso modo di fronte a quello che ci capita. Ma aggiungo qualcosa in più che viene anche dall'esperienza, e questo mi fa dire che cosa un po' manca, insomma un po' quello che mi dicono anche le persone che vengono da me, cioè il fatto che di fronte a tutto quello che abbiamo a disposizione oggi per fare diagnosi, non solo gli esami di laboratorio, gli esami strumentali, gli esami radiologici, oggi esiste un esame per tutto, praticamente per tutto. Poi manca, spesso ecco, non si connettono le cose insieme. Perché il problema è connettere le cose, i risultati che emergono, non solo metterli insieme, ma metterli anche in fila. E metterli in fila vuol dire anche capire che cosa è venuto prima e che cosa è venuto dopo. Quindi vederli in un quadro più generale. Esatto, vederli in un quadro più generale che ci consente però poi di arrivare non solo a una diagnosi un pochino più complessa, ma anche ci consente di fare una scelta terapeutica migliore per il soggetto. E questo è un aspetto. Certo è che un approccio di questo tipo richiede più tempo. La questione tempo è un elemento fondamentale che spesso in medicina viene ridotto, anche se negli ultimi anni, grazie a quella che viene chiamata la slow medicine, cioè la medicina lenta, da più parti l'invito è quello invece a prendere in considerazione il paziente nella sua totalità e da dedicargli più tempo. Già il rapporto medico-paziente viene considerato terapeutico. Io ho pazienti che quando vengono da me mi dicono che già solo il pensiero di venire da me li fa star meglio, già si sentono, meglio. Quindi la questione tempo è purtroppo siamo anche, chiaro che questo è più facile in un ambito privato, perché in un ambito ospedaliero c'è da considerare anche l'imminenza di alcune cose. Chiaramente i tempi sono più ristretti. Questo però credo non debba esimerci da un approccio che tenga sempre conto della persona nella sua totalità. Perché questo comunque è in qualche modo va anche a dimostrare che comunque alla base, diciamo così,
praticamente di ogni singolo malessere, ogni singola problematica che possa essere riscontrata, c'è comunque una anche causa, una motivazione di origine, se vogliamo, tra virgolette, psicologica, in qualche modo emotiva. Quindi già il sentirsi accolti e confortati provoca fin da subito un certo benessere e anche, direi, un cambiamento della chimica del corpo. Sì, sì, assolutamente. C'è sempre una corrispondenza tra ciò che noi viviamo a livello mentale e psichico e ciò che si muove dentro di noi. Se io sorrido produco un certo tipo di sostanze che non sono che sono diverse che se io sono triste. Esatto, quindi e questo, sai, se equilibrato produce un equilibrio, ma se nel tempo uno ha sempre il broncio e basta, probabilmente negli anni questo comporta anche dei disagi di altro tipo. Sicuramente sì, comunque esiste, cioè ormai dimostrato un nesso tra tutte le componenti del nostro organismo, in quel sistema PNEI, psiconeuroendocrino immunologico, in cui si vede comunque la persona nella sua totalità, che poi ha un centro, come dire, dimostrato già da tempo nel sistema immunitario. I nostri linfociti ricevono messaggi da tutti e mandano messaggi a tutti. Quindi il nostro corpo è in realtà un network, una rete di comunicazione, per cui qualunque cosa ci arrivi si può ripercuotere su una o più delle altre componenti del nostro organismo. Certo. Quindi ad oggi come è visto questo tipo di approccio? Ormai anche, voglio dire, i medici tradizionali hanno iniziato ad affacciarsi a questo tipo di approccio oppure ancora spesso? Non tutti, però diciamo diversi medici anche tradizionali o comunque medici di famiglia. Io sono stata a un corso di medicina omeopatica alla fine della scorsa settimana e tra i partecipanti di medici che si occupano specificatamente di medicina omeopatica in questo campo in realtà eravamo due o tre, tutti gli altri erano medici di famiglia che si sono comunque in parte avvicinati, qualcuno era la prima volta completamente che si approcciava, altri avevano già avuto altre esperienze e comunque erano tutti disposti, come dire, a integrare una nuova conoscenza nella loro pratica clinica. Questo è senza dubbio un dato positivo. Quali sono i principali filoni di queste medicine integrate? Cioè, ad esempio, ora mi viene in mente il Tui Na, che è la medicina, diciamo, cinese, e l'Ayurveda. Ci sono altre tipologie di, chiamiamole, medicine alternative o integrate? A partire, per esempio, dalla... La metodologia Zil Grey, ad esempio, è di per sé, oppure è già di derivazione... No, la metodologia Zil Grey nasce come metodo complementare, ma nasce comunque da qualcosa di molto, a parte il nome un po' strano, che come abbiamo detto in un'altra occasione, in un altro incontro, nasce dall'incontro da due persone dal lavoro, però in realtà mette in luce e combina degli elementi che sono della medicina, della fisiologia e dell'anatomia e li mette insieme in un modo particolare. Ma esiste sempre a partire dalla medicina cinese, per esempio esiste la medicina funzionale. Ecco, la kinesiologia ad esempio fa parte delle medicine alternative? Sì, che io sappia, sì. Io non sono un kinesiologo, però per esempio a partire dalla kinesiologia è nata la chiropratica. Ok. Però la kinesiologia è la scienza. Si studia all'università, per capirsi. Allora no, non esistono, cioè molte di queste esistono dei master in kinesiologia a livello universitario, ma non esiste la kinesiologia all'interno, diciamo, di un percorso universitario classico. E questo a tutt'oggi vale anche per l'Ayurveda o per la medicina cinese oppure per queste invece esistono delle scuole di formazione, ma che allora in ambito universitario classico esistono delle scuole dei corsi di laurea in omeopatia, per esempio. Ok. Oppure dei master, però non è un insegnamento all'interno del percorso del corso di laurea.
sono, come dire, specializzazione, comunque corsi successivi alla laurea. Quindi ognuno comunque esce dalla laurea e se le devi fare per conto suo in qualche modo. Sì, la maggior parte delle scuole sono, molte sono ovviamente accreditate a livello regionale, quindi ci sono dei percorsi accreditati. Sì, poi comunque la legge su, diciamo, sugli operatori olistici comunque, come dire, ha aperto, diciamo, maggiori... È recente questa legge? Sì, mi sembra, cos'era? Fine 2012, inizio 2013. È molto recente. Mm. Già che hai citato l'omeopatia, ci puoi spiegare la differenza tra omeopatia e fitoterapia? Che per molti è... diciamo simile o uguale in realtà. Beh, la fitoterapia, come dire, è un metodo terapeutico che utilizza gli estratti delle piante, ma a dosi ponderali di vario tipo. La medicina omeopatica è un metodo terapeutico che utilizza le sostanze che possono venire da tutti e tre i regni della natura. Li utilizza però diluiti e dinamizzati, cioè in pratica secondo un principio si dice di similitudine e di corrispondenza. Praticamente Hahnemann, che è il padre dell'omeopatia, e poi chi dopo di lui, insomma, lui è stato il padre, ma insomma un po', come dire, ha stabilito la metodologia. Praticamente il fatto è, cerco di spiegarlo in maniera semplice perché a volte non è totalmente semplice. Praticamente si cerca, per scegliere un medicinale omeopatico, si cerca la corrispondenza tra la sintomatologia del paziente e i sintomi indotti da una determinata sostanza, quindi dal medicinale in un soggetto sano a dosi ponderali. Maggiore la corrispondenza tra i sintomi del paziente e i sintomi indotti, provocati da quella sostanza, più si va verso la scelta di quel determinato medicinale omeopatico. La reattività del paziente, che è fatta di più componenti, mi aiuta, diciamo, a scegliere poi la diluizione. Ci sono diluizioni omeopatiche più basse che corrispondono a dosi ponderali e diluizioni più alte che nelle quali praticamente il principio attivo, quindi non si parla più di dosi ponderali, che ci consente di lavorare, diciamo, più in profondità e poi sul cronico, e anche quando c'è una maggiore corrispondenza di sintomi e segni tra quelli del paziente e quelli del medicinale. Io direi di finire con una riflessione anche sulle difficoltà che noi medici incontriamo oggi, che non sono secondo me soltanto quelle già dette prima, cioè la questione tempo e il fatto di mettere insieme i pezzi. Intanto le persone oggi sono molto più hanno situazioni molto più complesse, spesso hanno patologie multiorgano e la complessità è una condizione sempre più frequente, e questo, diciamo, è rispetto al passato, e questo, diciamo, è la prima, forse una delle sfide maggiori per noi medici. Poi c'è il fatto che i pazienti possono anche andare incontro a reazioni avverse a farmaci, quindi effetti collaterali o reazioni di ipersensibilità, soprattutto perché, e mi riferisco poi alle medicine complementari, alle medicine integrate, perché si possono verificare delle interazioni tra piante e farmaci, cioè c'è una convinzione errata che assume la fitoterapia o i medicinali omeopatici a diluizione ponderale non abbia nessuna interazione con qualunque altra cosa una persona stia prendendo. Appunto, questa è una convinzione errata, perché tutte le volte che noi assumiamo una sostanza a dosi ponderali, questa non può non interagire con l'organismo e anche con altri medicinali che stiamo assumendo, quindi facendo aumentare il livello di rischio, diciamo, di eventuali effetti avversi. Poi ci potrebbe la complessità della persona potrebbe essere, come dire, ulteriormente aggravata dal fatto che
possono esistere in vari soggetti, magari non in tutti, però dei difetti dei sistemi di metabolizzazione del farmaco. Certo. Ci sono dei metabolizzatori veloci oppure dei metabolizzatori lenti, e quindi questo può, diciamo, complicare la storia. E poi ci potrebbero essere anche altri fattori che rendono la situazione più complessa, per esempio le intossicazioni chimiche, le intossicazioni di tipo ambientale, che possono anche interferire con l'efficacia dei farmaci stessi, sia di quelli della medicina integrata che con quelli della medicina tradizionale. E poi sicuramente anche un fattore di alimentazione, cioè se io faccio un'alimentazione che infiamma il corpo e mi riempio di dei cosiddetti cibi spazzatura, sicuramente avrò da una parte una componente di intossicazione chimica, ma probabilmente anche la stessa infiammazione che un'alimentazione di questo tipo provoca può impegnare l'organismo sul fronte infiammazione e non far rispondere l'organismo nei confronti di determinato, potrebbe non far rispondere l'organismo nei confronti di determinato farmaco. Va bene Margherita, grazie come sempre, sicuramente ci vediamo in un prossimo video. Bene, ciao a tutti. Grazie.